ma là c'è un signore molto alto! Signore, salve! Ah, Dunis, ciao! Vedi quella strada laggiù? Se la percorri troverai la caverna profonda di questo villaggio. Nasconde molte insidie e misteri da scoprire. Vai a vedere, a farci un giro, secondo me ti divertirai. Oh cavolo ragazzi, avete capito? Qua c'è praticamente, se seguo questa strada troverò la caverna profonda. C'è da dire anche che io sono nello snapshot della 1.17, può essere assolutamente tutto ciò e non sono affatto increativa come avete ben potuto notare. Beh, dopotutto, chi lo sa, sarà stata la strega malvagia della 1.17, che non c'è. Che mi ha messo in creativa, sì, può darsi. Guardiamo la caverna profonda. Beh, secondo me ci può essere sicuramente una cosa molto bella qua, perché si sanno che nella 1.17 hanno aggiunto le caverne, no? E... oh, eccola qua! Caverna profonda, oh porca miseria, che figata! Beh... buona fortuna a me, Dunis. Aiuto, entriamo. Oh cavolo, ma cos'è sta cosa bellissima? Cosa sono ste robe? Questa è una... pointed dripstone. Ok, sarebbe tipo una stalattite e questa è la stalagmite. Esatto. Ah, e se le posizioniamo fanno queste cose qua. Fighissimo. Bellissimo, mi sembra strano però che non ha raggiunto la stessa cosa. Invece questo cos'è che è? Un dripstone block. Ah, ho capito cosa succede. Non lo posso smembrare a quanto vedo. Molto strano. Invece questo che materiale è? Non l'ho mai visto, mi pare. Vediamo. La calcite. Ma scusate, è tipo una sorta di roba di... sicuramente col calcio, per forza. Cioè, nel senso, tipo con... non lo so, tipo c'entra le... tipo c'entra le ossa, ma non ne ho idea. Invece questo che materiale è? Iron pick. No, ok, questo è il mio piccone. Mentre questo è il tuff, che sarebbe un altro materiale molto strano, che però non dà sempre niente se posizionato. Chissà, magari servirà per qualche crafting strano. Andando avanti, troviamo delle candele! Cavolo, che belle! Così le posso prendere, ce ne sono quattro, molto bene, lasciamole qua. Invece queste sono, questa... oh, ma certo, questa è l'ametista! Sentite? Avete sentito il rumore che fa? No, che bello! E se io lo... oh, porca miseria, che bello! Ho preso l'ametista, avete visto? Oh mio Dio! Ma sentite che bel rumore che fa, porca miseria! Bellissimo! Invece questa cos'è? Ma c'è della lava che sgocciola da qua sopra! Vedete? A parte, se vedete, io sto usando il binocolo per, appunto, per... no, per zoomare. Molto utile il binocolo, ci sarà nella 1.17. Molto bello! Poi queste, vabbè, sono le classiche candele aggiunte nella 1.16. Ma sentite? I rumori... avete visto? Questa era acqua. Secondo me era acqua, perché scendeva esattamente dalla stalattite. Vedete? Vedete? Praticamente scende l'acqua e cade direttamente sull'ametista. E... oh mio Dio, a parte che è bellissimo il suono. E questo invece dovrebbe essere, a quanto ho capito, il copper. Giusto, esatto. E cotto praticamente dovrebbe dare il copper ore. Molto bello! Ma proseguiamo, chissà cosa nasconderà la 1.17. Oh, ma queste cose cosa sono? Scusate, sono candele volanti. E invece questo materiale? Oh porca... ma... sentite? Questa si chiama... dovrebbe essere la neve, tipo... della neve tutta quanta fredda. E vedete agli angoli che effetto strano che fa? Perché praticamente si sta congelando. E si sta anche zoomando. Perché probabilmente il personaggio sta avendo freddo. E infatti, guardate i cuori. Stanno diminuendo i cuori là sotto. Vedete? Perché praticamente sto prendendo danno. Bellissimo! Questa neve si troverà sulle montagne. Non vedo l'ora di trovarla. Invece scavando questo dovrebbe essere il copper, però tipo arrugginito, esatto. Il tipo sarebbe il copper, non mi ricordo come si chiama in italiano. Non mi ricordo, scrivetemelo voi nei commenti, siccome non mi ricordo, devo imparare a parlare, mannaggia a me. Però, oh, perché questa è una grandissima stalagmite che parte da su, arriva fin su e si connette con una stalattite. E sentite... non so se voi riuscite a sentire il suono che fa. Adesso vi faccio sentire perché è bellissimo. Se io metto al massimo, dovrebbe... sentite! Oh porno, è bellissimo. Cioè, io amo questi suoni. Avete sentito? Questa volta si è sentito chiaramente. Sentite anche i suoni del copper, perché questo è copper non arrugginito.
Questo copper è un copper normale, appunto, non arrugginito. Sentite, e poi anche... Questo è il blocco di calcite. No, vabbè, bellissimo. Io direi di prenderci qualcosa da dovunque, appunto. Così almeno ce l'abbiamo e possiamo tenercelo per noi. Perché queste caverne, guardate che non ci sono ancora. Io ovviamente ho creato questa caverna per farvi vedere a voi, ma non... Non c'è ancora. Ma vedete? Sentite? Oh mio Dio, che figata! Ecco, vedete, così si sprofonda. Evitiamo di sprofondare però, mannaggia. Perché è pericoloso abbastanza, no? Perché questa neve uccide, uccide per il freddo. Ok, adesso andando sempre più nelle profondità troveremo un'altra candela, direi, molto bello. E... Oh, avete visto? Ok, qua c'è praticamente la cassa. E questa cassa nasconde il sacro sacchetto. Che sì, sarebbe praticamente il sacchetto. E il sacchetto droppa tutto quanto per terra, non so come mai. E mi droppa... la light blue candle, cioè una candela blu. Perché sì, queste candele ci sono di tutti i colori. Dei diamanti, sì, dei diamanti. Delle sweet berries. Molto utili le sweet berries, così almeno adesso quando avremo fame ce le mangeremo. Allora, Dunisiani, con questo video ho voluto farvi vedere un pochino cosa si troverà nelle caverne della 1.17. Ovviamente non è tutto qua, cioè la 1.17 sarà molto molto più grande, immensa, proprio una roba vastissima, pazzesca. Mi piace molto come concept, veramente bellissimo. Poi le caverne appunto saranno molto meglio anche di quella che ho costruito io, chiaramente, perché ho cercato di fare tutta questa l'orno del villaggio di, appunto, per farvi vedere. Fatemi sapere cosa ne pensate. A me piace molto. Gli snapshot che stanno uscendo ora sono veramente fatti bene, veramente belli. Poi non mi sembra, ci ho giocato poco, ma non mi sembra di aver ancora riscontrato dei bug assurdi dove la versione è ingiocabile. Usciranno chiaramente nuovi snapshot, io ve li porterò. E soprattutto usciranno gli snapshot, no, delle montagne, no, dove aggiorneranno le montagne, dove faranno vedere le complete caverne, no, dove, proprio dove ci saranno caverne enormi, bellissime, distese enormi di stalagmiti e stalactiti. E poi ci sarà il nuovo mob della 1.17, Dunisiani. Non so se lo sapete, ma sì, ci sarà il nuovo mob della 1.17, che sarà la cosa più inquietante, ma più inquietante, che abbiano mai aggiunto in Minecraft. E qui lo dico e qui lo nego, sarà una cosa super inquietante. Cioè veramente, tipo, oh mio Dio, bellissimo. Qua vediamo cosa fa il signor Gian Giuberto. Ah, signor, oh, però lei è molto simpatico, devo dire. Evitiamo di farlo arrabbiare, perché sennò poi dopo ci fa il sederino, per dire, eh. Ok, Dunisiani, fatemi sapere cosa ne pensate di questa 1.17, di questo video. Secondo me è diverso dai soliti, cioè che trovate su YouTube, perché ho cercato appunto di fare questo video diverso per non fare sempre la stessa solfa, no? Di quello che fa lo snap, vabbè, insomma, cioè poi ovviamente ognuno fa come vuole, però nel senso, io l'ho fatto diverso appunto per farlo, non lo so, perché per essere originale, soprattutto perché è così, è sicuramente più bello. E quindi niente, questa è la 1.17, usciranno altri snapshot e la 1.17 sarà molto più grande. Non vedo l'ora che escano i nuovi snapshot e che rilasciano la 1.17, anche perché poi chiaramente faremo hardcore, faremo chissà, magari anche altre vanilla, chi lo sa, o altre modalità pazzesche che ci verranno in mente. Non vi dico nient'altro, ma chissà. E quindi questo. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao, Dunisiani.